gruppo si lavora meglio che da soli? È una domanda opportuna, visto che la risposta non è esattamente scontata. Di solito la risposta è sì, ma molto dipende dalle caratteristiche dei membri che compongono il gruppo e dal rispetto delle regole principali, le regole della buona comunicazione. Quando il principio della buona comunicazione è rispettato, spesso i gruppi si comportano con intelligenza collettiva. Ne parla Estelle Michinoff, una psicologa sociale, che nel numero del novembre 2016 della rivista Mente e Cervello parla dell'argomento, riporta intorno all'argomento un importante contributo secondo cui un gruppo diventa intelligente in sé, quindi esprime intelligenza collettiva, se riesce a prendere delle decisioni sulla base di opinioni e competenze diverse. In molti ricorderanno l'episodio dell'esplosione della navicella Challenger nel 1986. Morirono in quell'occasione 7 astronauti esattamente pochi minuti dopo il decollo. La commissione d'inchiesta poté appurare che una delle cause che determinò quella tragedia, oltre alle condizioni, oltre alle questioni di carattere tecnico, quindi le componenti tecniche, ci furono anche dei problemi di comunicazione tra il personale a bordo ed il personale di terra, e che quindi nella difficoltà di comunicazione che si era determinata non passò opportunamente la comunicazione secondo cui probabilmente quel decollo sarebbe stato meglio rinviarlo. Questo avvenimento è diventato un caso emblematico in tutte le discussioni che riguardano le decisioni collettive e le azioni dei gruppi cosiddetti intelligenti. Allora, che cos'è che trasforma un gruppo di esperti in un gruppo esperto, che è una cosa differente? L'odierna organizzazione del lavoro stimola sempre più gli individui a cooperare, a collaborare all'interno di entità collegiali, appunto. Nella maggior parte dei casi, che un gruppo diventi un gruppo di esperti e che quindi diventi, esprima intelligenza collettiva, che diventi un gruppo in sé esperto, contribuiscono almeno 4 fattori. Il primo è la natura del compito da svolgere, quindi la composizione dell'equipe, poi i comportamenti che i singoli mettono in atto all'interno del gruppo e del gruppo come entità a parte, e le regole di funzionamento che il gruppo assegna a se stesso. Nel 1972 uno psicologo, Ivan Steiner, elaborò uno studio che lo portò ad identificare i 4 fattori che influenzano l'intelligenza collettiva. Sono i fattori additivi, compensatori, disgiunti e congiunti, che di fatto portano i gruppi a performare diversamente in base alla combinazione di elementi differenti. Prendiamoli in esame individualmente. Ecco, i compiti additivi sono quelli in cui il contributo di ogni singolo componente, indipendentemente dalle sue capacità, accresce l'efficacia del gruppo. Prendiamo ad esempio il tiro alla fune: la somma della forza di tutti, indipendentemente dal fatto di chi sia più o meno forte, sarà sempre superiore alla capacità espressa dal singolo, anche da quello più competente e forte, evidentemente. Nei compiti, viceversa, che abbiamo definito, anzi che Steiner cataloga come classifica come compensatori, nei compiti compensatori, si tiene conto invece della media della qualità del contributo di ogni singolo membro. In un tavolo tecnico tra esperti, l'esperto più qualificato e l'esperto meno qualificato di fatto determineranno la media di efficacia del gruppo nella decisione da assumere. Ma questo vale in tutte le decisioni collegiali, come ad esempio una commissione d'esame che è chiamata a valutare dell'idoneità di un candidato, o una
commissione di valutazione sull'assunzione di un nuovo membro di un'equipe. Sarà sempre la media dei risultati di tutti che determinerà la decisione conclusiva. Ci sono poi ancora, come abbiamo visto, dei compiti disgiunti. Bene, i compiti disgiunti sono quelli all'interno dei quali il rendimento è legato principalmente alla capacità del membro più performante all'interno del gruppo, come per esempio nelle squadre di calcio che ruotano intorno al fuoriclasse. Mancando il fuoriclasse, le performance della squadra sono decisamente inferiori a quelle che invece si determinano quando il fuoriclasse è presente. Al di là del concetto della fiducia, che se è mal distribuita ovviamente accentua l'importanza della presenza di quel componente affinché si possa ottenere un buon risultato. E quindi sono dei compiti in cui ogni membro sembra essere quasi slegato dagli altri ed è per questo che vengono classificati come disgiunti. A differenza invece dei compiti congiunti, in cui la riuscita dipende solo dall'unione degli sforzi di ognuno, come per esempio una cordata di scalatori in cui anche il componente meno competente dovrà comunque essere competente in maniera sufficiente per poter garantire il raggiungimento del risultato. Quindi è il caso in cui, come nell'esempio appena fatto, la scelta di tutti i componenti va anche incontro alle decisioni che il gruppo stesso dovrà assumere, sapendo che il componente più lento o più in ritardo o meno competente rallenterà inevitabilmente il raggiungimento di un dato risultato. Point here, so let's bring this.